Ciao ragazzi, bentornati sul canale di gameplay di Zio Ivan per un nuovo episodio a Super Mario Galaxy per Wii. Prima di cominciare, colgo l'occasione, cominciamo in bellezza, per fare gli auguri di buon compleanno a Daniele, il padre di Matteo. Matteo mi ha detto che oggi è il tuo compleanno, mi ha chiesto se potevamo farti una sorpresa e farti gli auguri qui sul canale, quindi tanti auguri Daniele, spero che ti faccia piacere. Un abbraccione da Zio Ivan e tanti tanti auguri. Detto questo, Matteo, spero sarai contento, me l'ha chiesto lui. Quindi, Zio Ivan fa queste cose sempre con piacere e col cuore. Detto questo, cominciamo il gameplay. Qui c'è come al solito Todd che ci porta una lettera. Oh, stavolta una lettera da parte di Luigi, che si è perso nella... Questa è la galassia Dolce Ape. Eh sì, è attaccata a un albero, quindi dovrebbe stare, me la ricordo questa parte, da qualche parte in alto. Ok. Quindi prima di proseguire con le stelle normali, corriamo di nuovo nella galassia Dolce Ape. Oltretutto aspettate che c'è ancora una lettera. Anche Peach? Anche perché sì. Ok, ok, ci regalerà le solite 5 vite extra. Esatto. E noi ce li accalappiamo con piacere ed ingordigia anziché no. Adesso possiamo andare. Qui c'è lo sfavillotto cicciottone. Era qui la galassia Dolce Ape, vero? Sì, sì, all'inizio. Vediamo un po'. Esatto, infatti c'è una stella nascosta. Fatemi un po' dare un'occhiatina. Mi sembra che per il resto al momento dovremmo aver preso tutto. Ok. E allora... muoviamoci e andiamo a cercare Luigi. Mentre carichiamo, ragazzuoli, mi raccomando, lasciatemi un bel like, iscrivetevi al canale e condividete questo video a più non posso per aiutarmi a crescere. Detto questo, ecco qui, Mario Ape spicca al volo con un punto interrogativo, quindi Luigi deve essere qui. E dovrebbe essere nella parte alta. Ok, ho capito. Sta in... ora vi faccio vedere. Dovrebbe stare o qui o lì. Lì sulla sinistra. Qui sopra dovrebbe stare. Naturalmente io non ce la faccio ad arrivarci da qui, vero? No, ci servirà sicuramente la tutina da Mario Ape. Quindi andiamo. Non senza concederci qualche astroscheggia. No, toglietevi. Ah, presa! Qualche astroscheggia in più fa sempre comodo. Quindi sblocchiamo il fungo ape. E sta qui a sinistra, perché si vedeva la fontana dall'albero. Quindi dovrebbe essere... come si metteva la visuale in soggettiva, ragazzi? Così. Dovrebbe essere... eccolo! Lì sopra. Allora, prendiamo... aia, aia, prendiamo il fungo. Il fungo dovrebbe essere qui sotto. Eccolo. Voliamo, facendo attenzione a non entrare in contatto con l'acqua, perché altrimenti ci toglie il costume. E da qui mi sembra che l'avevo fatto la scorsa volta. Dovremmo arrivarci. No, per un pelo, e per un pelo non perdo anche il costume. Dunque, vediamo un po'. Era... posso fare un salto? No, mi sa di no. Sì, invece. Ecco Luigi. Vieni qui. Ecco fatto. Togliti di mezzo. Ah, ehi fratello, quell'insetto è sparito. Beh, veramente no, sta proprio al nostro fianco. Prendiamo la super stella e scappiamo. Yeah. Spero di non venire colpito. Ah, maledetto. Ma come osi? Ok. Fatto, prima stella del gameplay. Oggi sono particolarmente illuminato dalla luce del sole. Infatti sto giocando con le finestre aperte, che contribuiscono a migliorare il green screen, oltre a questi faretti caldissimi. A quante stelle? 54 stelle. Porca miseria. Se stessimo giocando a Super Mario 64 staremmo quasi a metà gioco. Ok, qui... abbiamo fatto, quindi possiamo tornare alla galassia camera da letto, mi sembra. Al momento qui non dovrebbe esserci altro da fare, quindi prendiamo la scorciatoia, saltiamo qui. Lì c'è sempre una vita, ma
Ne abbiamo appena guadagnate 5. Posso anche rinunciarci. Quindi, qui. Ma se vi dico che non ricordo... Qui abbiamo fatto, qui è da scoprire. Ah, manca una stella qui. Abbiamo fatto anche la cometa, eh sì, la corsa con Mario Ombra. Ok, allora andiamoci a fare l'ultima stella di questo mondo. La seconda stella del gameplay. Freddo, gelido e caldo insopportabile. Caldo insopportabile, ne so qualcosa. Almeno quando fa freddo uno si copre, ma quando fa caldo che fai? Oh mio Dio, qui è dove abbiamo fatto la corsa con Mario Ombra? Eh sì. Con la differenza che adesso non è tutto ghiacciato, ma... Oh! Ci sono sole e ghiaccio allo stesso tempo. C'è... Eli Peach Kid che si chiede com'è possibile che non si sciolga tutto quanto. Amichetta mia, siamo... Ah! Nel mondo di Super Mario e tutto è possibile. Come ti ho già risposto in un commento, se vogliamo stare a guardare il capello, Mario neanche potrebbe respirare nello spazio. Io sto morendo per parlare, aspettate, fatemi prendere una monetina. Mario non potrebbe né respirare né tantomeno volare nello spazio, non potrebbe aumentare di dimensioni, non potrebbe diventare ape, non potrebbe fare nulla di questo. Quindi, come in un film Disney, se togli la magia cominci a dire questo non è possibile, quello non si può fare, ecco che si rovina tutto. Ma basta che mi lascio cadere? Ah beh no, ogni tanto mi scordo che qui c'è la gravità che la fa da padrona. Ok, un'altra moneta. Io non vorrei pattinare. Ecco, proprio per evitare questo. Solita ambulanza in avvicinamento. Ok, rieccoci, ho fatto una pausa per aspettare che passasse la sirena. Del resto, quando si registra di giorno c'è molta più attività. Ma pazienza. Eccoci qui, intanto abbiamo raggiunto la rampa e ce ne possiamo andare. La prossima tappa è questo mondo cavo, ma sicuramente un po' più fresco. Ok, sicuramente dovremo trovare un fiore di fuoco per accendere queste torce, quindi alla ricerca del fiore di fuoco. Che c'è qui? Queste sono acque gelide e io ho scelto proprio il momento meno adatto per immergermi. Bene, ok, dovremo trovare un po' d'energia. Qualche monetina. Qui cosa c'è? Ok, lì c'è qualcosa di interessante. Aspettiamo che scenda la marea. Presto. Ok, e lì sotto c'è anche una vita. Dammi delle monete. No, astroschegge, vabbè. E neanche le ho prese con il giusto tempismo. Aspettiamo che riscenda l'acqua. E ci accalappiamo una vita extra. Mario? Oh no, non mi sale. Ecco, adesso sì. Aspettiamo un attimo e ce ne andiamo di là. Anche se la visuale non ci aiuta in alcun modo. Infatti per colpa della visuale sono stato nuovamente colpito. Aia, aia. Ok, si sta mettendo male. Andiamocene e basta. Lì c'è un rubinetto. Ehi. Oh, aspettiamo un attimo, con calma. Su. E si apre la saracinesca. Ora andiamocene prima di finir male. Oh, whee! Ecco il fiore di fuoco, che naturalmente non possiamo raggiungere. Vediamo un po' che cosa ci propone. Oh mio Dio, quanto è salita la lava. Ma intanto abbiamo di nuovo il pieno d'energia. Scusate se è poco. Astroschegge, va bene, va bene. Fatto un altro taglio perché è passata un'altra sirena. Quanto è passato? Un minuto? Di giorno qui è un continuo. Ecco perché è un problema registrare di giorno. Io preferisco registrare di sera. In primis perché fa un pochino più freschetto, e poi per evitare questo. Oh mamma. Oh mamma. Forza, scendi. Via. Zone in alto, grazie. Che sono quelle ombre? Ah no, non sono ombre, sono... Oh, oh.
Ok. Andiamo. Oh no. Ok, sapete che c'è? Lasciamo queste piattaforme sopraelevate. Oh no, ho fatto un gravissimo errore. Torniamo qui. Vai che la lava riscende. Forza. E poi in teoria questo qui è un rubinetto metallico. È stato appena a mollo. È appena stato a mollo nella lava. Dovrebbe essere incandescente. Me la sono giocata malissimo. Ah, ancora non sono morto. Oh, moneta. Grande. Aspetta però. Ah, il fiore sta qui. Sapete che c'è? Un attimo, È il momento di prendersi una piccola rivincita. Dove siete, brutti schifi? Ecco. Oltre a tante astroschegge. Quello è morto da solo. Vabbè, pazienza. Ah, peccato, speravo in un'altra monetina. Lì ce n'è un altro, fatemi vedere. Ok, astroschegge, vita aggiuntiva qui, però scusate un attimo. Se sparassi... No, nulla, era un agglomeratino di rocce, pensavo nascondesse qualche segreto, invece niente. Ma qui però altra monetina c'era. Oh mio Dio, ci sono andato molto vicino. Aspettate, prima di proseguire, riesco a fare il salto a parete? Mi sa di no. Aspetta. Forse. Aspetta, aspetta. Uno, due, tre. Ok. Qui sopra. Oh, vita. Natural durante. Fico. E lì c'è un blocco. Aspetta che non riesco a prendere le misure. Così. Bene. Ok, ok, altra astroschegge. Non c'è male. Non c'è male. Ok, vediamo che succede. Qui si corre. Wow. Ma sono tornato... Ah, beh, certo, sono tornato indietro perché... Devo accendere le torce. Una. E due. Grande. Però aspetta. No, non mi volevo far sparare. Volevo raccogliere le astroschegge. Vabbè. Ero rimasto troppo vicino alla piattaforma lancio. Eccoci qui. Quindi qui c'è un fiore di ghiaccio. E noi siamo di fronte a tante piattaforme. Io intanto ho raccolto tutte le astroschegge in anticipo, così mi sono semplificato leggermente la vita. Allora, io direi sti cavoli di tutto. Proseguiamo. Oh mamma. Qui ce n'è un altro. Attenzione estrema. Lì c'è una vita, ma stai bene lì. Oh mio Dio, che ho fatto? Calma. Altro fiore. Vai. Dai che ci siamo. Questi salti sono troppo saltosi. Voilà. Fatto. E vai così. E anche questa è andata. Yeah. Oh. Yeah. 55 stelle. E siamo oltre 2165 astroschegge. Stiamo andando bene. Rientriamo e vediamo. Qui per ora... Ah, c'è una stella segreta. Che non ricordo, ragazzi. Non ricordo dov'è. Ok, mentre ci penso, intanto proseguiamo. Poi tornerò a recuperarla. Scoperta una nuova galassia. Senza che perdiamo tempo. Oh mio Dio, galassia sabbie mobili. Deserto, ragazzi, no. Caldo. Vabbè, che ci importa. Prima stella. Risali le correnti desertiche. Ok, non dovrebbe essere troppo complicato. E invece sarà complicatissimo perché dobbiamo arrampicarci lì sopra.
Va bene. Ok. Oh, Tartossi, come funzionate in questo Mario Galaxy? Non posso... niente, posso solo distruggervi così a buffo. Dunque, con questi tornadi... ok. Ah, ok, ok, devo darmi lo slancio. Diventeremo Mario Elicottero. Non capisco come faccia a ruotare le braccia in questo modo, visto che la testa rimane ferma, ma... vabbè, so dettagli. Serviamoci di questi tornadi per proseguire, anche se non so dove sto andando, ma intanto lì c'è una vita. Intanto ricarichiamoci di... oh! Oh! Oh, porcaccia! Ok, sì, naturalmente se finiamo nella lava lì, nella sabbia lì sotto, moriamo. Quindi cerchiamo di darci un po' più di slancio. Mannaggia! Comunque, ok, adesso la vedo, dobbiamo andare verso la piattaforma sulla destra. Prendimi! Grazie. Pazienza per la vita. Ok, dovrei avere abbastanza slancio. Prendimi. Ecco il tubo. Ok, dovremmo stare dalla parte giusta. Atterraggio dolce. E via. Oh, ok. Sembra di stare nei vecchi giochi di Mario. Ah, Goomba. Aspetta, aspetta. E porca. Oh mamma. Voilà. Dove si va qui? Si muore? Non si dovrebbe morire. Anche se un bel fiore di fuoco mi avrebbe fatto comodo, Presa. Ah, ok, la sabbia ci porta lontano. E dobbiamo fare attenzione anche a questo twomp. Chissà se c'è qualcosa sopra. Ah, non ci sono riuscito. Aspettate, fatemi riprovare. Sì, c'è qualcosa. Credo. Oh mio Dio, ci sono tanti twomp. Aspetta. Oh mio Dio, che ho fatto? Muoio, muoio, muoio. No, ce l'ho fatta. Vediamo un po' se riesco. Ok, tante astroschegge, ma tutto inutile. Fatta. Altra pausa. Ma siamo sempre qui. Ora, ah, occhio che qui la sabbia ci rispedisce indietro, quindi dobbiamo fare attenzione. Oh. Raccogliamole tutte, le astroschegge. E ah, ok, 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 c'è la gravità. Aiutiamoci un attimo. Mi sa che faccio prima, ecco, a correre così. Peccato. Un attimo, fammi tornare qui. A proposito, aspetta, prima voglio andare sulla... lo sapevo che c'era una vita. Cioè, non sapevo che c'era una vita, sapevo che c'era qualcosa. Agganciati, benissimo. Ok, ora mi faccio due risate. Vabbè, monete, dai. Ok. E... oh, mannaggia, la gravità. Aspetta, non distruggiamo questi blocchi, ma usiamoli... ah! Calma. Usiamoli per raggiungere questa. E ci dà un fiore del fuoco. Vai, fuoco a volontà. Pam, 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 pam. Sono finite le piante? Oh mio Dio! Corri, 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 corri. Mio Dio, mi sono salvato pelo pelo. Allora, aspetta, vediamo. Ce la faccio? Sì! Altra astroschegge. E anche una vita per noi. Qui c'è una piattaforma. E vai così. Ah, peccato, non ne ho prese tantissime. Ok, siamo di nuovo fuori. Piattaforma di lancio. Ho detto piattaforma di lancio, maledizione. Ecco. Attento a questi cactus che ti infilzi. E siamo alla base della torre con questo gallinaccio. Ecco fatto. Tutto a posto. Mamma mia. Per fortuna che lo possiamo stordire con le astroschegge senza morire.
Wahoo, wahoo. Vai così. E dai che si sale. Ora, con tutta la calma del mondo, un salto qua e un salto... no. Forse magari... calma. Bene. Pian pianino. Facciamoci prendere da questi tornadi. E qui oltretutto c'è questa monetina, anzi monetona. Ah, grande, ci fa apparire delle piattaforme di lancio. Tuttavia, ecco qui. Vai, di nuovo, vai. Va bene, arrampichiamoci. Mamma mia quanto stiamo in alto. Bene, altre astroschegge. Fermo, ok. Buoni. Oh mamma mia, stavo per perdere il controllo. Prendiamo queste. Prendiamo queste. Saltiamo qui perché mi sa che lì si cade. E continuiamo pazientemente a rimbalzare. Ok, dobbiamo saltare su quel blocco lì. Oh mio Dio, qui si cade. Non me ne ero neanche accorto. Meno male che non mi sono lanciato. Allora, aspetta. Eccoci. Qui. Bene. Qui no, dobbiamo andare a sinistra. Quindi qui. Sì, sì, sì. Ah, quelle si chiudevano anche. Mio Dio, meno male che sono andato di corsa. Ecco la stella, ci siamo, ci siamo. Solo facciamo attenzione a non cadere. Quindi accompagniamoci con queste, con queste piattaforme. Così. Eccola. Dai che ci siamo. Dai che ci siamo. Ok. Muy bien, a quanto stiamo? 23, però ho fatto dei tagli, visto che venerdì non è uscito l'episodio, prendiamone un'altra, dai, portiamoci un po' avanti, 56 super stelle, ed è apparso uno sfavillotto ghiotto, ok, andiamoci a fare questo allora, così, vediamo subito che cos'è. Via allora, dovrebbe essere proprio qui di fianco, mi sembra. E infatti, eccolo. Ah, tocca vedere quante schegge vuole. Ok, parlo con te. Ho fame. 10, 100, 1000. Quante ne vuoi? 800. Affaffini. Tanto ne abbiamo un botto. E si trasforma. È sorta una nuova galassia. Galassia Tunnel Marino. Giù, sì? Marino? Allora, vediamo un po', andiamo. Tunnel Marino sarà qualcosa con l'acqua. I pesci fossili e l'esca dorata. Oh mio Dio. Mi preoccupa un po' questa cosa. Questa è una missione che non ricordo. Bene, dobbiamo sicuramente trovare questo forziere. Dove siamo noi? Dov'è la fregatura? La fregatura, intanto prendiamo... Oh mio Dio, sì, ho capito. A te ti uccido. Così te impari. E ti è. Ah, come sono crudele und malvagio. Questi posso spaccarli? Certo che sì. A me mi sa tanto che... E poi a me non si dice. Mi sa tanto che dovremo... parlare con questo pinguotto anziano. Salve. Mi dica. Questa caverna è il mio nascondiglio. Il posticino ideale per pescare. Ok. Mi sa tanto che mi tocca buttarmi. Ok. Ci serve una chiave per aprire il forziere. Ma ci sono dei fantasmi sott'acqua. Ci mangiano queste alghe? No. Ok, intanto abbiamo preso le alghe, cioè la vita tra le alghe. Facciamoci strada. E magari prendiamo anche una boccatina di ossigeno. Ecco. È un pesce stregato questo.
Guarda con che maestria sto prendendo tutte queste astroschegge. È passata una sirena, ma sono rimasto in silenzio. Quindi, ah, ma aspetta un po', quindi se io vado sopra... Come esco? Devo cercare qualcosa. Ah, ecco, ci sono dei frammenti di scheggia, di stella. Quindi... No, mannaggia, vieni qui. Uno. Ma ciao. Ok, sembra che mi ricarichino anche l'ossigeno. Ce n'è un altro qui. Che cosa? Tu non ce l'hai con me, vero? No, bravo. Nuota per i fatti tuoi. Ok, sì, mi ricarica anche l'ossigeno. Per vedere gli altri frammenti converrebbe andare in alto, mi sa. Eccone un altro. Vai, ne mancano soltanto due. Uno stava al centro. Aspetta, saliamo. E guardiamo. Uno sta qui al centro e l'altro è lì davanti, ok. Preso. Aio. Fatemi passare. E dai, niente, non mi fa lo spin, non capisco perché. Vabbè, comunque. Eccoci qua. Bene. Ha un senso. Chiudiamo la visuale e andiamo verso questa piattaforma. Senza andare a pomiciare con le medusette. Vai! Ok. Stavolta siamo sotto sopra. Altra interruzione. Pauseggiato allegramente. Che cosa dobbiamo cercare qui? Un guscio dorato. Attenzione. Che serve questo per aprire il forziere? Se riuscissi a prenderlo sarebbe tutto più facile. Oh! Oh! Non vedo altro, quindi penso che dovremo tornare indietro? Ci provo, ragazzi. Male che vada, rifarò la missione. Lasciamo perdere la medusa, lasciamo perdere tutto. Cerchiamo il muro. Forse avrei potuto aprire un buco un po' più ampio, ora che ci penso. Perché se devo prendere bene le misure qui, dovrei farcela. Vediamo un po'. Più che altro, attenzione ai fantasmini, che adesso è pieno. Prima non ce n'erano così tanti. Ah, ok, ok, però li sconfiggo. Va bene. Andiamo su. Ho detto, andiamo su. Eccomi. Sta a vedere che la soluzione era questa. La più semplice di tutte. Porca miseria. Ok, intanto l'abbiamo aperto. Capitan Toad. Ah, è stata dura. Oh, Mario. Stavo cercando di prendere una superstella, ma è caduta in un forziere. Che incubo. Ad ogni modo, puoi tenere tu la superstella che ho preso? Ah, ma quindi l'hai presa! Ah, meno male, pensavo che era tutta fatica sprecata! Ottimo! Quindi l'abbiamo recuperata! Benissimo! Prendi questa superstella! Grazie, Capitan Toad! Sì, ho capito, fammela prendere! Ecco fatto! Grande! Eppure questa è andata! Mi si sta appiccicando tutto addosso qui! Ah, mamma mia! Questo gameplay è durato un bel po', ragazzi! Sto a 35 minuti, poi con tutti i tagli che farò sicuramente sarà più breve. Ma ce l'abbiamo fatta. Stiamo a 57 superstelle. Vediamo un po' se ci dice qualcosa. No, salviamo. E a posto così. Per questo gameplay è tutto, ragazzi. Noi ci vediamo domani col prossimo episodio. Io mi fermo qui. Lasciatemi un bel like, iscrivetevi al canale e commentatemi. Vi saluto e vi do appuntamento alla prossima volta. Abbraccio a tutti, ragazzi.